quante possibilità abbiamo di fare del bene, a volte non lo facciamo, di poter dare opportunità ad altri di viverlo, vivere tutto questo. Guardate queste bellissime immagini che ci sta offrendo il nostro cameraman, che ci mostra una piazza veramente gremita, nonostante il caldo, nonostante appunto la fatica di essere lì attorno a Sant'Agata. Abbiamo visto come invece tutti non vogliono perdersi questo momento. Qualcuno accosta un fazzolettino perché sappiamo che nel busto ci sono le reliquie di Sant'Agata, e quindi quel fazzolettino diventa a sua volta un sacramentale da portare possibilmente a chi è ammalato, a chi non è potuto scendere in centro. Un centro che è stato ripulito in fretta e furia dalla cenere vulcanica. Almeno il percorso che seguirà, che farà Sant'Agata, è stato ripulito dalla cenere, perché in questa città sono tantissime le difficoltà, non ultime quelle che ci offre il vulcano, l'Etna, che da un lato è una grandissima attrazione per i turisti, dall'altro spesso provoca dei disagi in città, ai cittadini e all'amministrazione comunale, che poi deve risolvere il problema della cenere, quindi rimuovere quanto più in fretta possibile la cenere dalle strade. Non è cosa semplice, perché questi eventi si stanno susseguendo in maniera molto, molto più frequente rispetto a un tempo. E anche qui ciascuno fa la propria parte in base alla propria responsabilità e alle proprie forze e capacità, anziché scaricare sugli altri oppure magari danneggiare oppure non operare bene il proprio dovere. In fondo siamo chiamati a essere, in virtù della testimonianza di fede di Sant'Agata, buoni cristiani e onesti cittadini, e questo lo si può vivere nelle diverse forme della propria condizione in cui ciascuno vive. Ecco, abbiamo visto la piazza gremitissima, continuiamo a vederla. Il busto reliquiario ha già intrapreso la processione, è sceso da Porta Uzeda e adesso proseguirà, farà il giro dell'isolato, farà una sosta in piazza San Placido per poi rientrare. Il rientro è previsto intorno alle 21:15, quindi, come possiamo ben capire, sarà una processione molto breve ma sentita, partecipata. E quella di oggi, la memoria della traslazione delle reliquie, è una festa squisitamente religiosa, perché come possiamo vedere non ci sono altre manifestazioni di contorno. È una festa che si vive soprattutto in chiesa. Abbiamo detto, sono state ben 10 le messe oggi in cattedrale, con tantissimi sacerdoti che sono stati impegnati, che hanno fatto dei turni proprio per offrire il massimo che si può a ciascun devoto, a ciascun fedele. E con queste bellissime immagini possiamo anche concludere questa nostra diretta. Vi ringraziamo, siamo stati in diretta anche questa mattina, vi abbiamo offerto l'apertura del sacello e quindi le prime immagini del busto reliquiario posto accanto all'altare maggiore della cattedrale di Catania. Marco, in conclusione, cosa possiamo augurare ai nostri telespettatori? Sì, intanto rinnoviamo il nostro abbraccio all'arcivescovo, e con lui tanti ammalati ci sono e quanti se ne prendono cura. Ricordiamo che domani è domenica e quindi è giorno del Signore, e possiamo subito mettere in pratica quanto abbiamo vissuto oggi e farlo, una partecipazione alle celebrazioni eucaristiche tante nella nostra diocesi, o per chi si trova in vacanza o altrove, non mancheranno le occasioni. Soprattutto l'ascolto, la parola di Dio, la preghiera, la testimonianza e un braccio teso a chi è nel bisogno. Grazie Marco Pappalardo, grazie a tutti voi che ci avete seguito fin qui, grazie e ancora buona festa di Sant'Agata, anche se siamo alle battute finali. Buona serata.